Ragazzi, nel video di oggi assisterete al finale della stagione che si è appena conclusa ieri mattina ed oggi, il giorno dopo, vi carico il recap, ragazzi. Il recap di circa le ultime due ore di questo finale di stagione incredibile, ma ciò che appunto, ragazzi, vedete in questo video ha a sua volta dell'incredibile, perché sono riuscito anche inaspettatamente a spettare praticamente tutte le partite in top 10 mondiale dell'ultima ora di stagione. Quindi, ragazzi, non perdetevi questo video se questo gioco vi piace. Suddividetevi la visione piuttosto in due volte, magari, o in due giorni. Ragazzi, questo video è da vedere dall'inizio alla fine, cioè per farvi capire se dalle ultime due ore di stagione a fine season qualcosa si muoveva in top 10, io quel qualcosa riuscivo a vederlo perché avevo tutti i player, specialmente i primi 5 player della lista, cioè della lista mondiale, avevo gli amici, quindi ragazzi sono riuscito ad aspettare tutti i game al top. Non potete perdervi questo video ed è per questo che vi chiedo 5.000 like, 5.000 like. So che non carico video da un po', quindi tornare subito, 5 like, difficile, però ragazzi... Fidatevi, e fidatevi anche di me, perché in 5-6 giorni usciranno due nuovi video. Ed è anche per questo che vi invito a seguirmi, ovviamente, su Instagram. Ma per davvero, ragazzi, passate su Instagram, che usciranno un sacco di nuovi contenuti a breve, e uscirà in game la sfida della CRL 20 Win, che è praticamente la cosa più aspettata dell'anno sul gioco. Quindi, ragazzi, non potete mancare quando la giocherò in live, caricherò il video qua sperando di vincerla il prima possibile. Supporto massimo in questi giorni, e questo, diciamo, è il video che deve dare inizio a un supporto della Madonna, insomma. Vi lascio al video. Buona visione, ragazzi. Eccoci qua, tornati. Mancano due ore esatte a fine stagione. Rientriamo nella top, aggiorniamola, vediamo un attimo qual è la situazione. La situazione vede Asaf primo ad 8.565 coppe, Anaban con un account secondo a 8.539 coppe, quindi a 26 coppe dal primo, che in questo momento è Asaf. Ian terzo a 13 coppe da Anaban, poi a 4 coppe da Ian troviamo sempre Anaban con un altro account, incredibile sta cosa, ma come sempre. E quarto quindi ha solamente 4 coppe da Ian. E poi ragazzi, Ice con i tre moschettieri, un qualcosa di incredibile. Credo che lui concluda la season a queste coppe, perché già un'ora fa era a queste coppe. Vi faccio vedere, come avete visto, tre moschettieri è il suo mazzo e utilizza veramente questo deck. Poi abbiamo Mohamed Light, ragazzi, sesto ad 8.505 coppe. Lui queste determinate coppe le ha fatte ormai da due orette. Abbiamo anche spettato, se non erro, la partita che gli ha fatto raggiungere queste coppe. Poi il settimo non so chi sia. Vediamo un po' dal deck se mi viene in mente qualcosa. No, onestamente. Forse, no, non lo so, forse Riley. Non lo so, poi troviamo Osama altissimo, con che mazzo? Osama ottava al mondo con record di Miami. Infatti lui utilizza questo, il mazzo che utilizza meglio, ma non pensavo che potesse portarlo così alto. Ottava al mondo a due ore da fine season, ormai qualcosa di meno anche. Adriel, lui penso con Drill, esatto, con Drill, nono al mondo. Poi troviamo Remy Eli a concludere la top 10 momentanea, decimo al mondo. Poi, continuando, troviamo altri colossi, ancora Mohamed Light con un secondo account, Dominic, Betfas, Card Legend, Riley, Uero, Pedro, ancora Uero con un altro account, Titan, ancora Remy Eli con un altro account, ancora Card Legend con un altro account, poi Egg che è il più alto al mondo con MK al momento. Io uno screen a sto mazzo io faccio. E niente ragazzi, quindi questa è la situazione. Mi sa che Asaf sta giocando a seconda al mondo, se ho beccato sto game pressoché all'inizio, bomba, contro Chris Lian. Dai, un minuto da inizio partita comunque non è male. Un minuto all'inizio partita comunque non è male, considerando il fatto che la partita è assolutamente viva. Chris Lian, come avete notato nell'anteprima, aveva 8.372 coppe, quindi 200 coppe meno rispetto ad Asaf, ragazzi. 192 coppe per la precisione. No, 193 in meno rispetto appunto ad Asaf. Qui ragazzi, se Asaf vince, calcolate che fa un più 15, se dovesse perdere fa un meno 45. E il fine season è così, ragazzi. Bisogna essere forti, mantenere la lucidità, essere consapevoli del fatto che una sconfitta del genere possa arrivare e non bisogna comunque sia farsi demoralizzare da queste sconfitte, che ancora non sono arrivate. Cioè, gliela sto attirando malamente ad Asaf, gliela sto praticamente tirando, non gliela voglio tirare, però effettivamente al momento c'è anche un leggero vantaggio. Non sono tutte questioni di matchup, Cocco Bello, fidati. Fa parecchio il matchup, siamo tutti d'accordo, ma assolutamente no. Non tutto come hai scritto tu. Qui buona Fireball, attenzione, tronco perfetta, quindi arrivano solamente i danni della Fireball e i danni che la Drill apporta al suo arrivo verso la torre. Qui
ottima difesa di... non ha ancora attivato l'abilità o sì? No, non l'aveva ancora attivata. Però alla fine ha fatto solo il danno della dash senza subire ulteriori danni Asaf, quindi in realtà direi tutto calcolato, non si può sempre fare la difesa perfetta. Qui c'è Robotaniere, non entra nel range di Chris Lia, ma comunque sia i lancieri riescono ad eliminare perfettamente. Oh, ai ai, qua ragazzi, qui per forza che arriva a torre quel cavaliere. Oh, perché non ha attivato l'abilità? E l'oraccio qua di Chris Lia, non capisco perché non abbia attivato subito l'abilità. Weird. Non è arrivato a torre, perché in questo momento altri 300 ed oltre i danni a torre potevano essere determinanti. Bene così però per Asaf. Qui Skarmi difensiva. E Chris Lia non avendo la tornado, ragazzi, la Skarmi la soffre sulla drill. La soffre decisamente, però qua fa una difesa perfetta invece sulla drill di Asaf. Prova a pushare sulla sinistra. Lo mette un po' in difficoltà Chris Lia. Calcolate che Asaf sta sopra di 3 adesso, Anche se deve difendere un cavaliere d'oro, deve per forza difendere quel cavaliere d'oro sulla destra. Arriva l'abilità in questo momento, però questa abilità non crea troppo fastidio ad Asaf. Ottimo qui, ottimo push qua. E qui qualche danno, Asaf riesce a farlo. Parità assoluta, raga. Parità assoluta, nonostante sia entrato un minutino dopo a aspettare questo game. Diciamo che sto vivendo, sto assistendo al fulcro della partita, ragazzi. Quindi ottimo così. Il cavaliere d'oro lì in quel modo, raga, messo al ponte, fa sempre paura. E infatti mi sa che ok, è riuscito Asaf ad evitare che potesse in qualche modo arrivare a dashare verso la torre di Asaf, appunto. Quel cavaliere d'oro, ragazzi, tensione qua. Qua qualche danno deve arrivare, ma Asaf aveva calcolato tutto, perché i danni invece che è riuscito a fare grazie a quella fireball e grazie a quella drill sono tantissimi, da un vantaggio importantissimo. Qua deve difendere. Arriva il scheletro. Skarmi sul cavaliere d'oro per evitare che possa lasciare a torre. Tutto calcolato. Asaf la sta goddando. Asaf la sta veramente goddando. Qua ottimo cannone proprio per Christian per bloccare al nascere quegli spaccamuro al ponte. Drill offensiva difesa con la Skarmi che, come vi ho detto, Christian soffre, perché in questi casi serve la nado. Perché o tiri fireball, che Christian non ha, alla Rocket, ragazzi, alla Rocket. Con questo deck di Christian qua se la va a giudicare Asaf. Partitone, Asaf torna primo al mondo. E Asaf torna primo al mondo. Dicevo, con questo deck che stavo utilizzando Christian, non ha mai utilizzato la Rocket, vabbè. Probabilmente vi porterò un video pure io, se non ve l'ho già portato. Qui sto parlando ai fan di YouTube. Va bene, Asaf, ragazzi, dovrebbe essere nuovamente primo al mondo come all'inizio. Esatto, 8.579 coppe, 12 coppe in più rispetto ad Anaban, che era riuscito ad arrivare prima al mondo con lo snipe su Ian, che sicuramente avrà giocato, non so, mi sa che ha perso Ian, mi sa che ha perso un altro game e probabilmente è ancora in partita. No, non è in partita, però sì, ha perso un altro game, altri due ne ha persi, raga. Oh, Ian ragazzi in partita. Bene, andiamo subito da Ian, che comunque se la rigioca per rientrare in top 10. Però dovesse giocare Anaban, raga, guardatelo da altri stream, ditemelo, avvertitemi che andiamo a aspettarlo. Avvertite che andiamo a aspettarlo, ragazzi, visto che sta secondo e sicuramente vorrà giocare per tornare in top 1 a breve. Certo, il tempo c'è, perché a fine season mancano un'ora e 35 minuti, però ragazzi qui c'è botta e risposta, cioè non è che si aspettano gli ultimi 20 minuti per cercare di prendere la top 1. Si gioca, si gioca, si gioca, si gioca. E Anaban chiaramente come obiettivo a top 1. No, non sono full max, però sono a buon punto. 60 su 100, quante sono? 107 le carte. E ho un 800k di oro da utilizzare. Quindi questo inizio season, già fra 2 giorni, inizierò ad alzare qualche carta, a provare qualche nuovo mazzo, appunto, in ladder. Ragazzi, adesso focus sul game fra Ian ed Egor. Stardust sarebbe Egor, che sta utilizzando, prima l'ho visto con mortaio e scheletro gigante, a sto giro è tornato ad utilizzare un mortaio più standard con la Valchiria, quindi ultime 2 carte, Fireball barra Poison, più probabile la Fireball secondo me nel meta, e con l'ultima carta ovviamente il Miner. Invece ad Ian manca solamente la Regina. Ecco il Miner di Egor che arriva in questo momento, scheletro perfetto, Predict sul Miner. E questo matchup potrebbe vedere favorito appunto lo stesso Ian, il mazzo di Ian. Ottimo block con questi scheletrini, ma la hit arriva ugualmente, forse non si è tronco, altrimenti non sarebbe il domatore, non si sarebbe limitato ad una hit. Ottima questa bomba, ragazzi, che va a togliere la Valchiria e quasi anche la Regina, e ha un ottimo vantaggio Ian, ragazzi. Quindi
come ho detto, sia nel matchup e anche a livello pratico adesso, perché la torre di Diego sta a 3, a 2400 punti vita, invece Ian è praticamente full HP su entrambe le torri. Qui Ian non si fa neanche entrare quello spirito, lo difende con il suo spirito di fuoco, e nel mentre riparte sulla sinistra con uno scheletrone. Vediamo qua se va di terremoto Cycle, no, va di domatori, vediamo se arriva anche la terremoto. Sì, la terremoto arriva, danneggia anche il mortaio, quindi terremoto perfetta. Costretto alla tronco difensiva Egor, non arriva la tronco, l'aveva già tirata, my bad, e allora arriva la hit del domatore. Vantaggio importantissimo di Ian, che con questo game tornerebbe in top 10. Sì, ho staccato un'ora, Alex, ho staccato un'ora. Ho staccato una sola ora. Sono tornato in live dalle 8, ho staccato alle 6:40, tipo. Qui, ragazzi, cannone per facilitare l'uccisione, fra virgolette, della Valchiria. Più che per facilitare, per velocizzare. Regina sulla regina di Egor. Arriva la Gamuffo, raga, proprio last millesimo di secondo. Però comunque chiaramente alla meglio la regina di Ian. Predict sugli scheletrini. Valchiria che verrà danneggiata in modo importante dalla regina. Qua un ottimo vantaggio, ragazzi. Un ottimo vantaggio. Infatti probabilmente ignorerà questo Minder e andrà col domatore. Così è più una terremoto enorme. Perché quel domatore, insomma, è proprio piazzamento che vede la terremoto e fa prendere la sua massima value. E ragazzi, stravittoria di Ian, però penso stra matchup di Ian, cioè, come avevo detto sin da subito, ottimo matchup per Ian, anche un po' di fortuna, comunque sia dominata. E ragazzi, Ian nuovamente in top 10, top 9. Allora vediamo un attimo come si aggiorna la top 10 ad 1 ora e 31 minuti da fine stagione. Asaf sempre primo, Anaban sempre secondo, il terzo, che a questo punto credo che sia Riley, e quarto ancora Anaban. Quinto il ragazzo con i tre moschettieri, che non credo che giocherà nuovamente. Adriel sesto, raga. Adriel un ottimo player, non credo lo conosciate, anche perché così alto non penso sia mai stato. Probabilmente si fermerà qua anche lui. Eh sì, come best season a 32. A meno che non voglia far pazzo e provare la top 10. E per la top 10 penso che un altro game lo debba vincere. Però potrebbe benissimo fermarsi qua, ecco. Come Ice credo che si sia fermato qua. Mohamed Light non direi. Osama non lo so onestamente, perché Osama ha fatto tredicesimo al mondo la scorsa season. Però raga, arrivare così alto con reclute maiali in questo meta è assurdo, ragazzi. Cioè è veramente assurdo. Un game suo dovesse giocare lo vorrei spettare. Non lo ho in lista, ma è probabile che giochi contro uno di quelli che io ho in lista. Ha startato qualcuno e hanno startato, raga, Ian contro Anaban. Ian contro Anaban. Anaban con Mastino l'ha sniperato di nuovo, raga. No, peccato che non l'ho visualizzato da subito, ma va bene. La partita è assolutamente nel pieno appunto del suo splendore. E ragazzi, vediamo un attimo. Sì, Anaban ha sniperato nuovamente Ian, però non sull'altro account in cui sta secondo al mondo, perché si erano già beccati uno o due game fa. E quindi prima che non lo può ribeccare, almeno che non passino quattro partite dal loro match. E non erano chiaramente passate, anzi era l'ultimo patch di Anaban, quello contro Ian. Però l'ha sniperato col secondo account. L'ha sniperato e cercando di matchare il deck con gigante scheletro domatore. Ma Ian, ragazzi, anche furbamente, per evitare snipe palesi, ha cambiato mazzo ed ha messo un altro suo mazzo, ovviamente molto solido, che è il 2.9 di Regul e di, sì, di Regul Maiali, di Maiali e Regina Cycle. E questo, ragazzi, non è male come matchup, forse, eh. Non è male come matchup, ragazzi, non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra un matchup di Ian, considerando il cycle a favore, considerando la consegna, considerando lo spirito del fuoco, considerando la regina c'era anche nel domatore, però non c'era la consegna, non c'era lo spirito del fuoco e basta. Allora, lo spirito del fuoco forse c'era, ce l'ha quel mazzo lì, però la consegna fa la differenza e il cycle può fare la differenza. Più che altro staglone maledetta, raga, le difese non so per niente facili, ma sembra esserci riuscito ancora una volta. Deve fare la consegna ASAP, non l'ha in cycle e quindi non credo che a sto punto la farà proprio, raga. La difesa l'ha fatta abbastanza buona, cioè non poteva farla meglio, raga. Arriva il push sulla sinistra, difende con i barbari Anaban, però la difesa per i maiali le ha. Quindi Anaban in realtà ha creato anche una sorta di salvaguardia anche ad eventu altri eventuali mazzi, insomma, perché pure qua le difese per i maiali le ha. Comunque sia, sì, anche Ian un po' di cose, tipo la consegna alla regina dello spirito del fuoco ci sono. Ma difendere non è affatto facile, servirebbero due consegne. E due consegne però non ci sono, infatti qua, ragazzi, penso che Anaban si aggiudichi il match.
E niente ragazzi, Anaban con due snipe su Ian, anche se questo non era esattamente per questo mazzo di maiali, ma bensì per il gigante scheletro del domatore, è riuscito ugualmente ad avere la meglio. E quindi Anaban forse è secondo e terzo al momento, esatto, secondo e terzo Anaban ad un'ora e 26 minuti da fine stagione. E non era buonissimo in realtà, no, non era buonissimo. E mancano un'ora e 7 minuti a fine stagione. Ragazzi, io avrei anche Mohamed Light nella lista amici, però purtroppo non mi sembra che abbia intenzione di giocare. Mi sa che sta giocando sull'altro account. Peccato, raga. Io non credo che giochi più su questo account, perché questo è il suo secondo account, ragazzi. E aveva già... Cioè, e non aveva piazzamenti. Cioè, la stagione migliore è una stagione che posso fare tranquillamente anch'io, 343esimo. Quindi si accontenterà di questo. Per adesso, su questo profilo, si prenderà questa... O magari prova la top 10. Perché con un game si aggiudicherebbe la top 10, ragazzi, eh. Quindi magari un game lo proverà. Comunque, noi lo abbiamo... qui in lista, quindi dovesse giocare, siamo pronti a aspettarlo. Intanto Ian contro Titan, predict, esatto, li avevo entrambi in lista, uno sopra l'altro, insomma era molto probabile che fossero contro. Se la giocano, Titan con arco X è al momento il più alto al mondo con arco X. Arco X classic, raga, con cavaliere e arcieri, fireball, il 3.0. Titan un fenomeno. Titan un fenomeno. Qui ragazzi anche il matchup è interessante, devo dire, perché qua abbiamo un maiale di terremoto contro un arco X classico. Matchup è di Ian, ma non credo sia impossibile per Titan, raga, perché col Saigon lo tiene. E insomma è difficile, sì, penso sia di Ian decisamente. Sarà un game godibile per me, non ci sarà un dominio da parte di nessuno dei due, quindi attenzione a questa partita. Attenzione a questa partita, io vi invito, Alex, tu che sicuramente hai due dispositivi, che c'è anche il PC. Mettete la live di sottofondo, magari di Redsken, che sicuramente sta aspettando per la partita di Anaban. Dovesse startare, scrivimelo in chat che me l'aspetto. Che lui sta secondo e terzo. Sta secondo e terzo e ho entrambi i suoi account, insomma. Torniamo alla partita fra Ian e Titan. Qui ottima difesa sulla regina di Ian, di Titan. Sì, la regina di Ian. E Titan però è sopra di due in Elisir, ma Ian invece è in leggero vantaggio sui danni fatti alla torre. Con la Faglone no, col Golem Clone ci ho fatto il video meme, forse è uno dei video più visualizzati del canale. Allora, qui un cannone di attesa da parte di Ian, peraltro un cannone anti-fireball, perché col cannone così alto non riuscirebbe Titan a prendere... qui era un predict che diciamo che... Diciamo che era mezzo riuscito, ma non del tutto, perché con un'ottima tronco e magari anche con l'attivazione dell'abilità della regina. Attenzione qua, raga, cazzo, attenzione qua. Madonna, qui i danni arrivano, però terremoto, i suoi danni importanti e anche comunque sia veloci su un altro predict. Questa volta il predict è perfetto. Questa volta il predict è perfetto e anche l'attivazione dell'abilità con gli scheletrini prontissimi a distrarre l'arco X, partita cioè straviva per entrambi, vincibilissima per entrambi, un game di Cristo. Ian sì, Ian è un po' sotto di Elisir, è leggermente sopra di danni. Adesso comunque la situazione si è ristabilita. Diciamo che Titan è sopra di quel cavaliere. Vediamo se arriva l'arco X. Intanto Ian prepara la regina. Terremoto sulla Tesla, e diciamo che lo aiuta anche nel cycle. Maiali sulla sinistra, fireball perfetta di Titan, e grazie all'arcerino. E invece una hit arriva. Una hit arriva, ragazzi. È sopra circa di 200 punti vita. Qui cannone sull'arco X, però il cannone, ragazzi, è facilmente. Aia, qua, Ok, tronco e ha difeso quasi alla perfezione. Quasi alla perfezione, no, perché l'arco X anche con un 2 HP ti fa male. Questo cannone, raga, ha riprovato il predict, Ian diciamo che sta provando a mandare avanti il game a forza di predict, che alcuni gli sono riusciti, altri no, ma è normale non riuscire a predictare continuamente un player che sta in top 20 mondiale con arco X. Cioè, il non farsi predictare l'arco X è il suo pane quotidiano. Qui, ragazzi,
Protegge subito l'arco X con il cavaliere. Ian è costretto a mettere un cannone. Cannone fireballizzato. Fireballizzato è un po' brutto. Però sì, infatti è quello. E ok, questo arco X difeso alla perfezione. Però sì, ragazzi, stiamo effettivamente vedendo in questa partita come qui ancora una volta che il Predict non riesce. E in questo game stiamo vedendo come il matchup non sia affatto facile per Ian, nonostante abbia maialini Cycle Terremoto. Qualche hit con i maialini adesso arriva. Lo spirito di fuoco, giustamente, Titan deve evitare a tutti i costi che possa entrare a quella a torre. Terremoto difensiva obbligatoria, raga, che fine game. Ok, l'arco X non ha hittato, non credo che ci sarà tempo per un ultimo arco X, ma ci sarà invece tempo per gli ultimi maiali e l'ultima terremoto di... no, però la vince Titan, raga. Fireball di Titan. Mamma mia, ragazzi, ma io che cazzo avevo detto? Che cazzo avevo detto all'inizio? Sarà un game tiratissimo. Sarà un game tiratissimo. Questo matchup è equilibrato. Cioè, è equilibrato, magari non lo so. Forse addirittura 55-45 di arco X. Ma comunque, in linea generica, è un matchup equilibrato. Però, Titan è un fenomeno. Peccato per questa lose. Peccato per Ian, che da 8.5 torna ad 8.468. E invece, Titan fa le 8.500. Fa le 8.500 ed è settimo al mondo con l'arco X. E nessuno però mi ha detto che stava giocando Anaban. Io non voglio neanche vedere. Non voglio neanche vedere quanto sta perché io spero che sia appena iniziato il game. Sì, da un minuto, dai. Da un minuto di solito, dopo un minuto i game sono ancora equilibrati. E infatti è così. Sì, è così. Diciamo che era in vantaggio Remiali, ma con questa tornado e con questo bocciatore, Anaban è riuscito a pareggiare la situazione. E Anaban sicuramente ha provato uno snipe. Non so se lo snipe fosse rivolto proprio a Remiali. Però col mazzo che ha, credo abbia gigante elettrico. Credo che abbia gigante elettrico. Ma ha cambiato qualche carta. Ha messo la tronco. Ha messo il pescatore. Ha messo il bocciatore. A specchio no, perché ormai tutti i giganti elettrici sono con la specchio. Però sì, è sicuramente un bello snipe. Ecco, col bocciatore per Valchia. Vediamo l'evolversi del game. 50 minuti a fine season. Sì, gigante elettrico win condition che sono curioso di vedere quando Anaban deciderà di schierarlo. Non credo possa avere un'altra win condition, non mi immagino un'altra win condition per le carte che ha messo fino ad ora. Ottima abilità, qua Remiali non rischia una tornado, ma invece rischia l'arciere magico che 2 hit, 3 hit. 3 hit, vabbè, 3 hit diciamo che si possono sopportare, specialmente se hai un'ottima occasione per fare gigante elettrico dal fondo, perché qui ragazzi, considerando che ha ignorato gli spaccamuro sulla sinistra, e quindi mamma mia, raga, attenzione qua, c'ho manco il tempo di commentare la situazione che è stata, perché qui ignorerà ancora gli spaccamuro, guardate, qui ignora ancora gli spaccamuro, gigante elettrico che va a eliminare quei lancieri. Ragazzi, guardate qua, guardate come l'ha vinta. Vabbè, bravo Anaban, cioè qua è stato bravo, però ragazzi si è messo il 100-0, cioè 100-0 non lo so. Però si vedeva proprio che si è creato la situazione per il push, ha aspettato 2 minuti, ha aspettato il per due, ha aspettato la situazione perfetta per fare gigante elettrico dal fondo, ha ignorato gli spaccamuro. Se l'è creata la situazione. L'ha letta benissimo. Ma Asaf, ragazzi, ha visto. Cosa ha fatto Asaf? Ha visto Anaban in game. Non ha neanche aspettato di vedere l'esito della sua partita. Ha startato subito perché ha visto il matchup. Ha visto che Anaban ha tirato la sniperata colossale a Remiali. Ha detto: la vincerà. La vincerà. E allora non perdo tempo. Mancano 50 minuti a fine season. Starto subito il game. E Anaban adesso non vi ho fatto vedere, ma è primo al mondo. Con quel game è primo al mondo. Asaf secondo. Se dovesse vincere questo game, Asaf torna appunto in prima posizione mondiale ed è contro Ian, ragazzi, ed è contro Ian. È contro Ian. E non so per chi tifare a sto punto, perché vi posso dire la verità. Preferirei che la season la vincesse Asaf piuttosto che Anaban. Però, visto che ha possibilità anche Ian, che sta in top 10, non so per chi tifare. Tifo ugualmente per Asaf in questo momento, perché piuttosto che non vedere Anaban primo, devo essere sincero. Anche se Anaban non lo voglio neanche troppo screditare, o comunque sia, non è da screditare Anaban, è semplicemente che il suo stile di gioco è discutibile, quello sì. Però devo essere onesto, perché, cioè, lo ho su entrambi gli account, ragazzi. Il fatto che io lo abbia su entrambi gli account
cioè, mi regala un bel contenuto, quindi insomma non ne voglio parlare troppo male, anzi anche perché come giocatore è fortissimo. Però diciamo che ogni volta ripetiamo sempre la stessa cosa, ragazzi. Non c'è neanche più bisogno di ripeterla. Anaban lo conoscono praticamente più per gli snipe che per altro. Lo conoscono per gli snipe che lo hanno portato a concludere numerose volte in top 1 mondiale e detiene il record di top 1 mondiali. 8 o 9, non ho ancora capito se ne ha 8 o 9. Ragazzi, comunque sia, qua Asa fa un ottimo vantaggio in questo game contro Ian. E la risata che si è fatto Ian fa un attimo capire che il matchup per Ian non sia ottimale e probabilmente Asaf l'andrà veramente a vincere. A me che Ian perda mi dispiace, però preferisco che abbia perso in questa situazione contro Asaf che contro Anaban nuovamente oppure contro un tizio che sarebbe andato a togliere 40 coppe, insomma. Anaban ha 9 top e mi sembra anche a me che ne abbia 9. Ian sta giocando malissimo, ma anche se avesse giocato bene, penso che potesse fare ben poco. Qua qualche danno arriva. Te posso dire che non è ancora persa, eh? Oddio, in realtà, visto che qualche errore l'ha fatto, nonostante questo, adesso ha fatto ugualmente dei bei danni sulla torre di Asaf. Forse il matchup tanto impossibile non era. Qua perfetta la difesa, ma no, perfetta no. Ah, oh, sì, ok. Ok, sì, perfetta la difesa. Anche se è perennemente sotto di Elisir. Qui c'è il bottaniere. Mi sa che, raga, qualche errore lo sta a fa' Ian, eh. Qualche errore lo sta decisamente facendo. E qui se l'ha giudicata Asaf. Sì, no, effettivamente non ha giocato il suo miglior game, Ian. Non so perché, perché. Cioè, non so perché. Alla fine il matchup, come avete fatto notare anche voi, lo poteva vincere. Mohamed Light contro Uero. Raga, non l'ho presa subito, però stavo aspettando un game per la top 1 mondiale. Oh, non c'ho manco tempo di farvi vedere la top aggiornata. Asaf primo, come penso abbiate intuito. Questo game che ha appena vinto Asaf era per la top 1 mondiale. E Anaban secondo, di conseguenza, si ripete la situazione che c'era fino a 5 minuti fa. E adesso Mohamed Light dovesse vincere questo game, potrebbe portarsi in top 5 mondiale. E chissà che a sto punto, visto che nonostante questo sia il secondo account di Mohamed Light, ma con questo account è più alto qua appunto rispetto all'altro account dove ha già numerose top 1, chissà che non provi a fare top 1 o comunque a fare il miglior risultato possibile e quindi a giocarsela fino alla fine su questo account, che io posso aspettare e a me ti posso essere sincero, non dispiacerebbe questa situazione assolutamente. Quindi godiamoci questo game che è stra equilibrato. Attenzione qua, prova la giocata scam e per un attimo gli era anche riuscita, ma i riflessi di Mohamed Light, cioè, sono la specialità della casa, ragazzi. Tempo mezzo secondo, cannone tronco e si va comunque sia a ristabilire tutta la situazione e a fare una difesa perfetta. La difesa perfetta però deve farla anche adesso e sì, con un altro scheletrone credo che riesca tranquillamente a farla. Anzi, forse Uero sta facendo dei push facilmente difendibili. Non mi sembrano dei push molto accattivanti e molto. Cioè, non sono irresistibili questi push, tutt'altro. Però mi viene da dire, ragazzi, che a 30 secondi da fine game, Uero non abbia altro modo di giocarsela. Sarà sicuramente quello. Perché se giudicare come gioca Uero con Breeze Pam non è un alieno. Cioè, in realtà sì, è un alieno. Volevo dire, non è un alieno, quindi ci sta che possa fare qualche errore. Sì, gli errori li fanno tutti, però Uero è un alieno. Uero è un alieno, ma qua deve comunque sia, come dire, sottoporsi alla strapotenza di Mohamed Light, ragazzi. Vediamo come sale Mohamed Light. E adesso abbiamo un attimo un sospiro, non un sospiro di sollievo, però respiriamo finalmente. Inchinarsi, esatto, raga. Oh, sto a fare Eminem, porca troia. Non riesco, insomma, a essere perfetto. Non basatevi su quello. Asaf primo al mondo, questo già lo sapevamo. Però ci sta che Anaban stia giocando per riprendersi la top 1. Non al momento, ma tempo di qualche minuto, raga. Tempo di qualche minuto. Quindi Asaf primo al mondo ed è il primo. Non ci avevo pensato, raga. Non ci avevo pensato. È il primo questa stagione a prendere le 8600 coppe. Asaf è il primo a prendere le 8600 coppe.
Anaban è lì lì, 8.590, però io vi voglio far notare una cosa, la differenza dal primo, ma anche dal primo e il secondo, a quelli che stanno giù. Cioè, dal primo al terzo passano 53 coppe, ragazzi. 53 coppe. Dal secondo al terzo, che vabbè, che dal secondo al terzo è da Anaban ad Anaban, però vabbè, passano 41 coppe. Cioè, raga, c'è una differenza. Beh, comunque ci avevo preso, Mohamed Light con quella win si è portato in quinta posizione mondiale. Sì, guardate qua la lista. La lista a 40 minuti da fine stagione. Abbiamo Asaf primo al mondo, Anaban secondo al mondo, Anaban terzo al mondo, Titan che in realtà non è in ordine perché ci sarebbe prima Mohamed Light nella mia lista. Esatto, quinto al mondo. Adesso sì, Titan nono al mondo. E poi c'è Ian che è sempre comunque sempre tredicesimo. Mi sa che non è aggiornata, tredicesimo era prima della sconfitta. Comunque, occhi su Anaban che... Ecco Mohamed contro Ian, raga, perché hanno startato assieme, quindi sono contro. No, bugia. Mohamed contro Remy Ely. Per adesso Remy Ely diciamo che ha preso l'iniziativa con i lancieri difesi dalla regina con la regina di Mohamed Light, Fireball diretta per difendere quella regina che comunque si era già stata danneggiata un po' dai lancieri. Remy Ely lo conosciamo, ragazzi, Miner Wallbreaker, è uno dei giocatori più forti al mondo con Miner Wallbreaker, come best piazzamento Remy Ely a top 2. Ha anche una top 4 e una top 5, un fenomeno anche lui. Però Mohamed Light, ragazzi, forse il player che ha portato il livello più alto che si sia mai visto. Non sto dicendo che sia il più forte di sempre, è molto vicino, lo è sicuramente fra i più forti, ma secondo me a livello, cioè parlando di livello più alto che si sia mai visto, Mohamed Light mi sa che è l'esponente di questo movimento, ragazzi, un fenomeno, ma questo non c'è bisogno che ve lo dica io. Chiaramente però a questi livelli bisogna basare parecchio le partite sul matchup, perché che a questi livelli siano tutti fenomeni, lo sappiamo. Il matchup in questo caso, ragazzi, ma è anche difficile, posso dire che è anche difficile giudicare matchup, ragazzi? Posso dire che è anche molto difficile dirvi chi possa avere il matchup. Scheletro gigante secondo me è buono in questo matchup. Il fatto è che Remy Ely ha l'arciere. E l'arciere secondo me, cioè Remy Ely, ma come è normale che sia, nei mazzi come il suo, cioè punti tantissimo sull'arciere. Attenzione a questa. Ah, pensavo la fibula avesse tirato. Attenzione allo scheletro a sto punto, Non si attiva centrale, quindi un mezzo fail da parte di Remy Ely che ha invece subito un bel po' di danni da parte della Drill. E se avesse Mohamed Light tirato la Fireball sulla Valchiria, forse i Goblin avrebbero anche fatto più danni. Qui però buoni gli spaccamuro e buono anche la... No, l'hit della Valchiria non arriva, ma invece arrivano le hit dell'arciere magico. E costretto a un altro cannone. Questo secondo cannone invece ottimo. Partita, ragazzi, stra equilibrata. Un partitone, veramente un partitone. Ma qua Fireball God di Remy Ely. Fireball God di Remy Ely. L'esponente del neoclassicismo. Si sono di un po' di cazzate, effettivamente. È il più forte, non c'è da discutere. È l'unico emoji che gli tiene testa. Ragazzi, ce ne sono altri. Sarebbe da aprire un discorso molto lungo e dettagliato. Perché Morten. Comunque sì, cioè, fra i tre più forti, senza ombra di dubbio. Secondo me, è i tre più forti della storia. E secondo me, quasi un parere oggettivo. Morten, Mohamed Light e Mugi, raga. Raga, quello scheletrone è sempre lì lì per arrivare a torre, cioè, non so se l'avete notato, ma è sempre lì lì, Comunque, il game, sì, è ancora abbastanza equilibrato, però, insomma, cioè, equilibrato non direi, visto che ha un minuto e mezzo da fine partita, Remy Ely ha un vantaggio di quasi 600 HP, quindi equilibrato no, però è, diciamo che è ancora recuperabile e può ancora prendere una piega inaspettata la partita, questo sì. Questo sì, deve stare attento agli spaccamuro, difesi perfettamente però dagli scheletrini. Fireball? Raga, sempre lì lì, Sempre lì. Per una casella non arriva lo scheletrone gigante. Cioè, a sto punto non direi neanche tutto calcolato da parte di Remy Ely, ma anche un pizzico di fortuna per Remy Ely, Qui Fireball. Ragazzi, Mohamed Light che te fa errore. Cioè, niente di strano. Per dire che
Anche lui può sbagliare. Qua deve predittare l'arciere magico, eh. Anzi, Remieri fa una giocata inaspettata. Fireball diretta per circolare il miner. Bella giocata di Remieri. Inaspettata, ma si aggiudica il game. E devo dire che ha surclassato Mohamed Light. Però forse aveva anche un pizzico di matchup a favore. Più che altro la drill difficilmente poteva far danni, ragazzi. La drill difficilmente poteva far danni. Quindi Remieli win su Mohamed Light. Vediamo la top 10 a 35 minuti da fine stagione. Asaf sempre primo, Anaban sempre secondo e sempre Araban terzo. Mohamed Light in partita, vediamo se è contro Ian. Sì, è contro Ian, visto che stavano giocando entrambi. Contro Ian, partita appena iniziata. Mirror match, ragazzi. Mirror match, molti dicono che il mirror lo vince chi è più forte. Non sono d'accordo. Però vediamo, ragazzi, vediamo nel pratico come. Non è mirror match, che cazzo dico che Mohamed Light sta utilizzando la drill? Non è mirror match, è my bad. Sì, hanno molte carte in comune, penso ben 6 su 8. Sì, tutte le carte in comune tranne le win condition della spell. La win condition della spell. Terremoto per Ian, Fireball per Mohamed Light, Domatore per Ian, Drill per Mohamed Light. Allora, me preferisco che non sia mirror match, secondo me è più interessante il game così. Molto più interessante per adesso, però ha un ottimo vantaggio. Ma il game è Dian, cioè il matchup è Dian, secondo me. Matchup è Dian, ragazzi. Matchup è Dian, assolutamente. Terremoto così, scheletrone domatore, matchup è Dian. Quindi in realtà, se Momo dovesse vincere, vuol dire che l'ha stragoddata. Vediamo questo game, che Momo sta esattamente top 10 al mondo. Io non lo so, sarà quindicesimo al mondo. E questo game, ragazzi, è importantissimo per entrambi perché siamo. Qua, raga. Oh, no, ok, pensavo che lo scheletrone potesse arrivare a torre, invece no. Quindi ottimo per Ian. Però arriva la drill. E Ian ha solamente 3 di Elisir, 4 in questo momento. Però comunque sia. Comunque sia un cazzo. Aveva un cycle di merda, raga. Aveva un cycle orribile. Comunque sia, niente. Io ho detto nel deck ha Spirito Fuoco e Tronco, ma le aveva già utilizzati, non le aveva in cycle. Quindi drill, questa veramente importante di Mohamed Light. E si prende un vantaggio altrettanto importante. E vediamo, perché secondo me il matchup è Dian comunque sia. Proprio perché Mohamed Light è, a livello difensivo soffre i push di Dian con lo scheletrone che tanca il domatore. Qui drill. Ah, pensavo che la drill l'avesse fatta in modo tale da mandare indietro lo scheletrone per non far tankare la torre, appunto. Però difesa perfetta lo stesso, anzi sicuramente meglio di come pensavo che la facesse. Cioè difesa incredibile, cannone, drill per poi mettere drill. Però forse ha sbagliato Ian a fare la terremoto sulla drill, Forse quello sì. Sì, Fire come ultima carta di Mohamed Light, ragazzi, esatto. Fireball come ultima carta per Mohamed Light. La partita questa si può dire che è equilibrata, Qui lo possiamo dire, partita equilibrata. Ian deve continuare assolutamente a difendere la drill in maniera ineccepibile, come qua fa, nonostante la fireball di Mohamed, che quella chiaramente apporta danni inevitabili alla torre, ma non arrivano ulteriori danni dalla drill se non quelli dell'esplosione a torre. E deve recuperare però qualche danno Ian. Deve recuperare qualche danno Ian. Vediamo come si evolverà questo match. Poi ci sono io che arrivo a 6100 e mi fermo per non droppare. Ognuno ha suoi standard, i suoi standard. Chi è Light Bulk? Sì, Light Bulk, che cazzo è? Power, un bodybuilder. Comunque Mohamed Light, come penso di aver detto 30 volte. Raga, un minuto a fine game, si entra nel per 3 di Elisir. Si entra nel per 3. È quella la drill che dicevo, eh? Ah no, cazzo dico, la drill è offensiva. Allora però attenzione al push da parte di Ian, terremoto perfetto, attenzione qua, eh. Sì, ma incredibile la difesa di Mohamed, non arriva neanche la hit. Ah, però anche Ian c'è da dire che ha difeso perfettamente la drill di Mohamed Light. Difende, no, a sto giro no, a sto giro no, e mi sa che Mohamed Light ha la partita in pugno. Light Bulk è stupendo, sì, è effettivamente bello. E no, ragazzi, l'ha vinta Mohamed, cioè qui c'è poco. Ma poi guardate anche i danni che aveva fatto sulla sinistra. Mi sono perso qualcosa, i danni sulla sinistra me li ho persi. Mi viene da dire così a intuito che sia arrivato uno scheletrone gigante a torre. Qua Fireball sullo spirito del fuoco che anticipa la tronco di Ian.
cioè che manda fuori timing la tronco di Ian, drill in faccia al domatore, fireball cycle, e qui Mohamed alla fine l'ha anche stravinta. Mohamed Light con questa win dovrebbe essere circa settimo al mondo, quindi Mohamed Light c'è, Mohamed Light c'è, mezz'ora esatta a fine season. Vediamo con questa win di Momo, e spero che non abbia giocato, ma è probabile che abbia giocato anche Anaban, che era secondo al mondo. Vediamo prima la lista amici. No, non si è mossa la situazione. Quindi 29 minuti a fine season, Azaf ancora primo, abbiamo visto anche il suo game che l'ha portato primo al mondo. Anaban secondo, e credo di aver visto anche il game che ha portato Anaban secondo, che quando l'ho visto però l'aveva portato primo. E poi Anaban con l'altro account terzo, sempre stessa storia. Adriel che non ho spettato però sta quarto. Egor che non avevo rivisto in top 10 e lo vedo così, compare in top 5. Mohamed Light, come avevo detto, precisamente in top 7 con la sua win. Invece Ice e questo qua, che penso che sia Riley con Lockbait, non si sono mossi da lì come avevo pronosticato. Titan e Remieli noni e decimi. E poi la situazione Mohamed Light, ragazzi, sta 17esimo, e chissà, io credo che questo account non lo tocchi più, come avevo detto, visto che sull'altro stava più alto. Io penso che proverà a dare il tutto per tutto sull'account Anaban. Anaban contro Mohamed Light, raga. Sì, perché l'ho visto, Mohamed Light stava giocando in contemporanea, quindi è Anaban contro Mohamed Light di conseguenza, 2 più 2, Anaban contro Mohamed Light. Anaban per la top 2. Cioè Anaban per la top 1, Mohamed Light e se vince Mohamed Light va in top 3, raga, eh. No, se vince Mohamed Light va in top 2, raga. Se Mohamed Light vince va in top 2, perché con le coppe che andrebbe comunque sia a togliere ad Anaban, che sta al momento comunque sia sulle 60 coppe in più rispetto a Mohamed, fra quelle che Anaban perde, fra quelle che Mohamed vince, dovrebbe andare secondo. Quindi, raga, godiamoci questo game. Però, conoscendo Anaban, è molto probabile che abbia cecchinato Mohamed Light. Quindi, vediamo come Mohamed Light risponderà a questo eventuale snipe, che non so se sia uno snipe, raga. Vediamo un attimo di analizzare il matchup. Sì, raga, io credo classic. Comunque sia, tutti i mazzi che hanno solamente il cannone come struttura vanno inevitabilmente a soffrire un deck con gigante elettrico e terremoto e specchio. Vediamo invece le difese che Anaban in attacco mi sembra messo molto bene. Diciamo che ha le carte per entrare e per infliggere danni pesantemente, giocando molto sulla specchio da terremoto. Eh sì. Credo che sia snipe, sì. Decisamente sì, però quel goblin in basso a sinistra, se lo è perso lo bocciatore, eh. Se lo è perso. Quindi intanto qui a Mohamed Light si porta avanti di un bel po'. Ha fatto dei bei danni, ragazzi, ha fatto veramente dei bei danni. Mo' vedi che ha bocciatore, palese. Anche se sto bocciatore, devo dire che non ha fatto un lavoro egregio. Vuoi per il placement non perfetto, o vuoi per invece il placement perfetto di Mohamed Light con la drill. Qui penso che non vada neanche a mettere il terremoto, ma fa un gigante elettrico dal fondo, Anaban. E così è, ragazzi, così è. L'ho fatto un po' più alto anche per un'eventuale drill offensiva di Mohamed, che comunque sia non è arrivata. Ottimo il pescatore che va subito a togliere. Attenzione, no, il pescatore. Ok, ottima la regina di Mohamed che ha tolto quelle. Attenzione qua, sto bocciatore è veramente brutto. Mohamed ce l'ha, ragazzi. Mohamed ce l'ha. Matchup non semplice, tutt'altro, perché Anaban comunque sia per la drill aveva di tutto, dal cavaliere d'oro al bocciatore, alla tronco, alla tornado. E comunque sia la tornado credo che sia inamovibile in questo tipo di mazzi, anche se per adesso non l'ha utilizzata. Qui gigante elettrico direttamente sulla drill, che va a difendere perfettamente quest'ultima. Questa è un'ottima tornado, perché però Mohamed Light prova ad approfittare della tornado sulla regina, tankandola con un gigante. Ah, quel cavaliere d'oro era, che la vedo brutta per... No, mi sa che l'ha vinta GG. GG per Anaban. Mi sembra GG per Anaban. Non vorrei tirare le conclusioni affrettate, anche perché Mohamed ha fatto una difesa clamorosa. Dovete notare che Anaban è sopra di 6, però al momento non è GG. Al momento non è GG. Non mai cantare vittoria troppo in fretta quando giochi contro Mohamed Light. E attenzione a quella regina, perché il gigante elettrico è costretto a una tronco, raga. Costretto
costretto a una tronco. Che poi, ragazzi, avete notato che le drill, cioè, ha preso danni solamente da quella drill difesa male dal bocciatore, perché le drill successive non hanno fatto un danno se non i danni che fa la drill quando arriva a torre, e poi l'ha difesa tutti col gigante elettrico, cioè, quindi non sono più scappati i goblin. Raga, 50 secondi. Io credo che a sto punto Anaban e che a sto punto Muhammad Light la possa controllare, eh. Infatti prova anche il push un po' più ignorante con il cavaliere d'oro dietro il gigante elettrico specchiato, chiaramente lo aveva nel cycle, perché il cavaliere d'oro non fa appunto parte del cycle. E questa terremoto è buona, raga, attenzione qua. Ehi, attenzione qua, perché ah, beh, giustamente drill difensiva buona, ma attenzione, raga. Anaban va con tutto. Fireball difensiva, cavaliere d'oro. Ha Elise per lo scheletrone, ragazzi. L'ha vinta, eh. Non capisco perché non stia facendo lo scheletrone. No, attenzione qua, eh. Non me lo credo. No, raga. Ok. Easy. I riflessi di Mohamed non fanno cilecca. I riflessi di Mohamed non fanno cilecca. E ha vinto contro Anaban, che io credo che comunque sia, lo snipe gliel'avesse tirato a Mohamed. Poi magari non era lo snipe 80-20 od oltre. Però, ragazzi, Mohamed incredibile. Mohamed incredibile. E vediamo se la situazione si evolve come avevo pronosticato. Se Mohamed avesse vinto con Mohamed secondo, che rimpiazza Anaban e lo supera di 4 coppe al momento, 23 minuti da fine season. Ragazzi, però dovete notare una cosa. Asaf è primo con 43 coppe di distanza dal secondo. 43 coppe sono due partite, se non tre. Perché 43 coppe vuol dire un più 20 o un più 23, oppure un più 21 e un più 22. E non è scontato fare queste coppe. A parte che devi vincere due partite di fila, cioè il secondo, oppure anche il terzo. No, il terzo è a 47 coppe, non a 43. È a 47 coppe dal primo. Il terzo, che in questo caso è Anaban. Regà, questo finale di stagione è incredibile. Vi posso dire che sto finale di stagione è incredibile. E poi è ancora più incredibile il fatto che chiaramente Anaban starta subito contro Osama. Ragazzi, dovesse giocare Mohamed, perfetto che sto game l'ho beccato dall'inizio. Osama con reclute maiali il più alto al mondo con reclute maiali, mi verrebbe anche da dire il più forte al mondo con reclute maiali. E Anaban, ragazzi, si è messo il deck con cui l'abbiamo visto più volte. Attenzione qua, cazzo, eh. Qui, nonostante avesse tanto Elisir, Anaban non so perché la difesa non sia arrivata. Sostanzialmente non è arrivata una difesa da parte di Anaban e decide comunque sia di andare direttamente al contrattacco. E vi posso dire che al momento vedo comunque sia una difesa non facile da parte di Osama. Infatti la difesa non è affatto facile, visto che no, attenzione al cavaliere d'oro, eh. Meglio di così non poteva difendere, partiamo da questo presupposto. E notando, ragazzi, possiamo anche vedere che è sopra Osama in quanto a danni. Ragazzi, Anaban perde sto game. Vi dico, se Anaban perde sto game, sicuramente andrà sul secondo account, che avete visto sta a 8.549 coppe, ormai fermo a quelle coppe da un bel po' di minuti, forse da un'oretta. E andrà su quell'account perché non c'è più tempo per recuperare coppe su quest'altro. Quindi se dovesse perdere i prossimi game a 20 minuti da fine season, li farà sull'altro account. Però aspettiamo ragazzi. Dovesse giocare Mohamed Light oppure addirittura Asaf, anche se Asaf è primo di 40 coppe, quindi sono abbastanza convinto che Asaf non giocherà. Anzi, Asaf, ragazzi, forse potrebbe proprio non giocare più e sperare nella vittoria, così com'è. Perché, ragazzi, non sarebbe la prima volta che un player riesce a vincere la season con le coppe che si è aggiudicato anche mezz'ora prima del finale di stagione, eh. Attenzione, avete visto 43 coppe di differenza dal secondo. Però se dovesse giocare Mohamed, raga, e lo notate magari da qualche altra stream, fatemelo sapere. Anche perché lo aspettiamo qua, insomma, ecco. E diciamo che la coppa. Oddio, ma la torre di Anaban? Sì, avevo visto che comunque sia Osama fosse entrato anche sulla centrale. B. Stavo a dire, beh, qua riesce a fare torre. Ma la tornado di Anaban di quit. La tornado di Anaban di quit, per non perdere tempo, eh. La tornado di Anaban è di quit, ragazzi. E guardate che vi ho detto, adesso Anaban lo troveremo a giocare sull'altro account. È logica come cosa, raga, perché non c'è più tempo per recuperare coppe su questo, che adesso, ora, non è aggiornata visto che non è ancora finito il game, però questo account adesso andrà sulle 8.510, perché
Osama, ah no, Osama in realtà stava quasi a 8.500, quindi non perde 45 coppe, ne perderà 36 così. Però sì, va decisamente indietro rispetto all'altro che sta ad 8.549, quindi sicuramente i prossimi game li farà su questo account. Allora, Anaban, diciamo, non ha avuto fortuna in queste ultime partite, il che non mi dispiace affatto, il che penso non dispiace a nessuno. Però è ancora viva la stagione per lui, può ancora gambeccare giocando, come vi ho detto, sull'account in cui in questo momento è quarto. Ecco, come vi dicevo, ragazzi, da 8.555 è sceso a 8.519 e ha perso esattamente 36 coppe, come avevo detto. E assurdo, ragazzi, finale di stagione. Guerrero che ha vinto un game. Ragazzi, non dobbiamo aspettare altro che o il game di Anaban, che comunque è quarto al mondo, o il game di Mohamed Light, che con ogni probabilità mi ha tolto dalla lista amici. Non mi ha tolto, semplicemente non è online. Ma perché se, non è che tanto si è messo a giocare sull'altro account? Mi sa di sì, raga, sull'altro account che sta ad 8.467, altissimo. Però ormai a 18 minuti da fine season poteva provare la top 1 su questo qui. Non so, raga, non so perché questa decisione, non so. Non lo so, però ragazzi, mettiamoci qua. In posizione d'attesa, in posizione di attesa. Ecco, non è più una posizione d'attesa perché Anaban, con l'account in cui è quarto al mondo, contro Osama, mi gusta. Di nuovo, mi gusta questo comeback, mi gusta questo back to back, raga. Osama non sembra felice, o forse ha una faccina incazzata ironica. Vediamo, raga, lo scopriremo presto. Osama altissimo, Osama oltre l'8.5. Se Osama vince e va lui in top 5, ragazzi. Osama vince sto game, va lui in top 5, o forse addirittura in top 4. Probabilmente l'ha sniperato, sì, probabilmente ne ha approfittato per sniperarlo. Infatti, già che ha bocciato della tronco, raga, cambiato mazzo. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. E vediamo se Osama tira fuori il miracolo come ha fatto Mohamed Light pochi istanti fa. Dovesse giocare Mohamed, ovviamente, su quell'account in cui io lo ho e in cui sta più alto, ben secondo al mondo. Fatemelo sapere, ragazzi. Quindi vi esorto e vi invito a tenere anche un'altra live di Drexen che spetta due account in top, cioè due partite, cioè, ce l'ho fatta a dirlo contemporaneamente in top mondiale. Insomma, fatemelo sapere cosa dovesse giocare a Mohamed Light. Qui, ragazzi, sembrava ottima la giocata della situazione per Anaban con quel tornado, però non, in realtà Osama ha evitato bene che potesse fare danni Anaban. Si è messo la fireball, raga, che sniperata, che sniperata. Non lo avevamo mai visto con la fireball così. Questo full snipe. Questo full snipe. Sì, che sta giocando sull'altro account, però intendo se gioca su quello che io ho e in cui sta secondo. Con cui sta secondo. Mamma mia, ragazzi. A voi che siete in live, siamo quasi 400 alle 9 di mattina, a 17 minuti da fine season. Lasciate un follow al canale, ragazzi. Lasciate un follow al canale e seguitemi anche su Instagram, raga, per non perdervi i prossimi contenuti di questo tipo. E dove anch'io non gioco a sti livelli, ma comunque sia, ho le mie 8.000 coppe d'oltre di record. Quindi potrete anche vedermi prossimamente in prima persona a giocare delle ottime partite a ottimi livelli, insomma. Quindi lasciate un bel follow al canale. Qua, ragazzi, la vedo sempre più brutta. Madonna, anche con la terremoto, a parte che la gabbia l'aveva sbagliata. Madonna, qui c'è una tornado enorme che però mi sembra che ancora possa difendere quantomeno decentemente, perché se Anaban perde sto game, ragazzi, no way. Se Anaban perde sto game, no way. Certo che con fireball, terremoto, bocciatore, tronco, cavaliere d'oro e tornado, questo forse è 100-0, questo è 100-0. Sembra scontato da dire, raga, però 100-0 vuol dire che 100-0 vuol dire 100-0, cioè che ogni carta del deck counterano alla perfezione tutte le carte avversarie. E sì, lo possiamo notare. Sì, se ne è 100-0 è 95-5. Però Anaban non può perdere sto game, ragazzi. Anaban non può perdere sto game. La cosa assurda è che adesso entriamo nel per 2. Cioè, in realtà eravamo già nel per 2. Adesso entriamo nei supplementari. La cosa assurda è che il game è ancora equilibrato, raga. È equilibratissimo al momento. Osama sta con l'asciugamano, raga. Osama sta con l'asciugamano. Qua riesce anche a fare qualche danno. Osama con l'asciugamano. Osama on God. Osama on God. Poco da dire. Più forte al mondo con le reclute maiali. E comunque vada questa partita. Anche perché, cazzo, come deve andare?
Qui arriva una tornado enorme, arriva anche l'abilità del Cavaliere d'Oro e qua ragazzi è il momento in cui Anaban si porta in estremo vantaggio. Non chiude il game e non lo chiude il game perché il bocciatore è storto, non sta prendendo la torre fortunatamente. Bicchiere di succo d'arancia. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Oh, ma quel Cavaliere d'Oro? Raga, manca un minuto e entriamo nel per tre. Io non so come Osama possa evitare che Anaban faccia le sue giocate con la terra. Oh! Ottimo questo push a sinistra. Chiaramente obbliga Anaban a difendere con la Fireball e quindi non può contrattaccare con tutto l'Elisir. Però insomma, il fatto è che non gli serve tutto l'Elisir. Quel bocciatore sta pigliando torre, raga. Ok, basta. Questa non dovrebbe essere a torre, fortunatamente. Mamma mia, ragazzi, che partita. Qui arriva ancora il Cavaliere d'Oro a torre. Ben due hit. Fireball, io penso anche per ciclare, che non aveva il miglior cycle. Comunque, sbaglio, le regole te le ha giocate pochissimo, Osama. Bellissimo questo push, aveva Fireball enorme, ma che mista la macchina volante. Ragazzi, Anaban sta agitatissimo. Anaban è agitatissimo. E qui tornado enorme, come sempre. Tornado enorme, riassunto di sta partita. Doppia tornado enorme, che tanto enorme non è. Che tanto enorme non è, perché ha bloccato tutto benissimo, Osama. Deve difendere quel. Attenzione allo. Macchina volante perfetta lì per mettere pressing. Non arriva a torri. Arriva la Fireball anche di Anaban. No, arriva la Tornado. Cosa ha vinto? Cosa ha vinto Sama? Cosa ha vinto Sama? Cosa ha vinto Sama? Cosa cazzo fai la faccina, coglioni? Cioè, io te voglio bene perché mi regali un bel contenuto. Però, con quale dignità? Sei forti? Sei forte, per carità. Sei forte. Ma con quale dignità, dopo aver perso un 100-0, fai la faccina? Ragazzi, 12 minuti a fine season. Asaf primo al mondo e raga, Asaf vince la season. Cioè, Asaf vince la season, qui si deve smuovere qualcosa. E per smuoversi la situazione devono giocare Owero o Mohamed Light. Per forza, ragazzi. Qua, assurdo. Chi cazzo è quel Rudy RN? Tanto non sta giocando nessuno, raga, un attimo. Che cazzo è Rudy RN secondo al mondo scorsa season? È uno che ha cambiato nome, non so chi cazzo sia, qualcuno sa chi è? Ma? Vabbè, ma Alfa? Un attimo, regà. Ok, non sta giocando nessuno, perfetto. Ma Alfa che ha fatto quarto al mondo scorsa season, e che pure sta season, regà, fino a qualche ora fa era primo al mondo, Fino a un giorno fa, comunque sia. Eiaiaiaiai, guardate il record stagionale, 8476, Anche adesso sarebbe in top 20 con quel record. Ragazzi, che season, 11 minuti, Osama quarto, Osama sei un fenomeno, fatto di, lo sa benissimo. Anche se pure Osama, non parere soggettivo, ma oggettivo, anche Osama, raga, non è il top in quanto a simpatia. Pure lui è un bel player tossico. Osservo dalla torre di controllo, dall'alto, osservo la situazione. Comunque, non mi aspettavo che io avessi tutti i top player così a fine season. Ringrazio i ragazzi per la collaborazione. Non mi aspettavo veramente. Mohamed Light non sembra voler giocare, o magari sta cercando, ma non è neanche online, raga. Io quell'account di Mohamed l'ho. Eh sì che lo, non è online. Sta giocando sull'altro? Sta giocando sull'altro e vediamo se sta vincendo. È un game l'ha vinto, regà. Io credo che sia ancora in partita. Mi sa che Mohamed, ragazzi, sta provando a fare una roba. Doppia top 10. Se ne sbatte il cazzo dalla top 1, sta provando a fare doppia top 10. Che è comunque un risultato, direi, più che dignitoso. Però mi sa che ha abbandonato la top 1, regà. Oh. Fra 3 minuti lo posso. Se, fra 3 minuti, se qualcuno non smuove la situazione, se qualcuno di. Fra il secondo, il terzo e il quarto non salgono di. Il quarto no, il quarto lo escludiamo che possa vincere la season. Quindi, fra il secondo e il terzo, fra 3-4 minuti massimo, non sono a un game da Asaf. Asaf lo proclamiamo vincitore della stagione e io sarei molto contento. Asaf mancava solo la top 1, ragazzi. Una top 1 che ha cercato, che sta cercando da tantissimo tempo, che ha cercato con tantissima dedizione. La top 1 è vicinissima. Asaf non ha alcuna intenzione di startare. Certo, con una vittoria si aggiudicherebbe la season proprio al 100%, ma secondo me, regà, già al 90%, a 9 minuti da fine season con quella situa, ce l'ha. Tempo un minuto e proclamo vincitore della stagione proprio al 100% Asaf, ragazzi, Concludere in top 10 non è male per quello che vi stavo, che avevo iniziato a dire, che poi non ho più detto. Top 10, ragazzi, dà accesso a dei punti per una classifica che potete vedere su Royal API. Ma sta giocando sull'altro account?
Sì, si è messo a giocare sull'altro account. E questa bella, eh. E questa bella. E allora concludiamo così. Concludiamo così. Concludiamo così. Comunque vi dà top 10, ragazzi. Dà accesso a dei punti che si accumulano in una classifica che potete vedere su Royal API ed è la classifica dei migliori player per quanto riguarda i punti ottenuti nella storia della ladder dai player. Questa classifica vede primo Egor, no, vede primo Uero, mi sa, eh. Primo Egor, secondo Uero, terzo Anaban e via dicendo. Potete consultare questa classifica su Royal API e per prendere punti e scalare questa classifica, che come ho detto non ha alcun scopo di lucro, non c'è alcun guadagno, però insomma la gloria direi. E per consultare questa classifica dovete andare su Royal API e quindi per questo la top 10 potrebbe essere importante e anche perché sempre su Royal API la top 10 ti va nei risultati del profilo, invece una top 11 comunque fuori dalla top 10 no, entro la top 10. Invece per quanto riguarda i tornei globali, per curiosità, entro la top 5 ti va sul profilo di Royal API. Per i tornei globali però non c'è una classifica come per la ladder, una classifica dei punti ottenuti nella storia dei tornei. Qui ragazzi, attivazione della centrale ottima per Anavan, veramente ottima. Comunque c'è Uero che sta giocando, ragazzi, Morten sta aspettando Uero. Uero che sta giocando per la top 2. Per la top 1 no, raga, la top 1 l'ha presa Asaf. La top 1 l'ha presa Asaf. Asaf vincitore, l'avevo già detto un paio di minuti fa, anche di più. Asaf vincitore, però c'è Uero che sta giocando per la top 2. Ora torniamo però a sto game. Che Mohamed sta a 8540. Attenzione che Mohamed, raga, potrebbe concludere secondo, terzo, barra terzo, quarto, eh. Eh sì, Mohamed se vince sto game potrebbe concludere secondo, terzo, barra terzo, quarto, che sarebbe comunque un risultato assurdo. Quindi, anche se al momento è in netto svantaggio, al momento è in netto svantaggio contro Anaban che sì, non so se abbia sniperato Mohamed, ma penso di sì, raga, penso di sì, ma anche come lo stavamo aspettando sull'altro account, tempo di uscire da quella partita ed era già in game, sicuramente a due dispositivi, sicuramente gioca da due dispositivi Anaban, perché era già in game su quest'altro prima che gli finisse la partita nell'altro account, incredibile. Non lo vince mai sto game, l'ha vinto prima, raga, parte dal presupposto che l'ha vinto prima sto game. Però eguagliare. Anzi, non, forse non era questo matchup. Prima mi sa che aveva tipo il bocciatore al posto della Ram Rider. Madonna, raga, comunque che cazzo vuol dire gigante elettrico con Ram Rider? Ed è il mazzo che Anaban ha utilizzato per più partite. L'ha utilizzato come dicevo anche prima, quasi come main deck. Chiaramente dava sempre la priorità alle sniperate Anaban. Però l'ha utilizzato per la maggior parte delle partite, questo mazzo di gigante elettrico e domatrice. Asaf è toxic? No, in realtà non credo, eh. Non credo che sia un player toxic. Ma non è la prima volta, mister, che droppa 900 coppe. Cioè, siamo abituati. Attenzione qua, raga, perché Mohamed sta recuperando il game. Aveva da difendere un gigante elettrico che però ha difeso in modo ottimale e non è neanche sotto dell'Elisir. Quindi, ragazzi, il game è aperto. Arriva il gigante elettrico dal ponte, direttamente dal ponte di drill offensiva di Mohamed per ciclare il cannone. Drill che sta facendo dei danni enormi, eh. Drill che sta facendo dei danni enormi. Questi danni che si è voluto prendere Anaban, li ha presi appunto per caricare con tutto il push dall'altra lane. Attenzione qua, ragazzi, però il per 3 potrebbe essere decisivo per difendere questa drill. Attenzione qua, ragazzi, questa è drill ormai, raga. Non so più manco che cazzo sto dicendo, niente, la Ram Rider, la difesa, io penso che meglio di così non potesse difenderla. Chiaramente qualche danno è arrivato, ma meglio di così non potesse difenderla, considerando anche i danni che è riuscito a fare Mohamed con quella drill. Drill che adesso non gioca più offensiva, però intanto lo pressa con uno sprio del fuoco. Sprio del fuoco che entra a torre. La fireball non è sufficiente. Comunque se la fireball in questo momento arriva difensivamente, Mohamed deve tenere botta. Attenzione a quel pescatore tronco che però non basta. Aia. Però la camuffa perfetta, eh. La camuffa perfetta, ragazzi. Drill, fireball, adesso che se la può permettere. E Mohamed Light vince contro Anaban. Disfatta di Anaban. Disfatta di Anaban in questo finale di stagione. Disfatta di Anaban. Penso che molti fan e comunque sia spettatori di questo finale di stagione in questa season di Clash Royale stiano godendo. 14 secondi a fine season. Uero secondo, Mohamed Light terzo e quarto, come avevo detto. Osama quinto.
Finale di stagione incredibile e soprattutto una classifica strameritocratica, regà. Eccola qua, fine season, dobbiamo solo refreshare. Vabbè, del barile barbarico potenziato non mi frega un cazzo. Risultati di stagione 7500 coppe, tutto interessante, barbari pixelati belli, ma torniamo a vedere questo finale di season che abbiamo aspettato praticamente tutti i game. Praticamente sì, tranne quelli di Guero. Anzi, forse pure uno di Guero, non ricordo. Raga, Asaf primo, Guero secondo che ha vinto il suo game. Che ha vinto il suo game, non ricordo contro chi stesse giocando, però insomma ha vinto il suo game, che come avevo detto, come stavo dicendo a inizio game fra Mohamed e Anaban, se l'avesse vinto l'avrebbe portato appunto in top 2, e così è stato. E avevo anche pronosticato se Mohamed avesse a sua volta vinto contro Anaban, avevo pronosticato il terzo e quarto posizionamento di Mohamed Light con i suoi due account. Risultato incredibile, Mohamed ragazzi, nonostante non abbia lottato per la top 1, ma ragazzi lo ha fatto volutamente. Lo ha fatto volutamente, avete visto che... Perché Mohamed con questo account poteva provare la top 1, ma devo dire che è stato molto più intelligente, perché era difficile, raga. Non c'era gente con cui giocarsela per la top 1 e con cui vincere abbastanza coppe per andare a superare Asaf. È stato molto intelligente, poi è stato impeccabile, ha vinto tutte le partite sull'altro account, ragazzi. A 20 minuti da fine season Mohamed stava ad 8460 coppe su questo account e ha fatto ben 100 coppe. Esattamente 101, stava a 8467, me lo ricordo. È incredibile. Finale di stagione bellissimo, ragazzi. Finale di stagione bellissimo. Vediamo a questo punto Anaban con la disfatta, che poi disfatta per come era messo, ha comunque concluso a 13esimo e 14esimo, perché però non gli serve assolutamente a niente. Tantissimi player ci metterebbero la firma per concludere così in alto, però lui non serve a niente, raga. Come dicevo prima, almeno in top 10 accumulava i punti per la classifica all time dei migliori player ladder. Raga, un finale di season incredibile. Io mi metterò subito al lavoro per caricarvi il video su YouTube. Vi ringrazio per aver seguito questa stream. Vi invito a seguire comunque sia il canale per non perdervi i prossimi contenuti, dove anch'io giocherò. Per il meme controlliamo quanto ho concluso, penso in top 1500 mondiale, che per aver giocato 10 ore in tutta la season ne manco. Ma dove cazzo sta? Io, raga, devo ancora capire dove vanno. Ah, in alto stavano? No, dov'è? In basso allora? Dove cazzo è, raga? Stagione precedente, dov'è che si vede, raga? Dov'è che si vede stagione precedente, scusate? Ma? Che devo giocare un game? Devo fare un game? Vaffanculo, ma da quando sta cosa, raga? Ci vediamo presto, ragazzi. Grazie per aver seguito questa stream. Che finale di season. Ci vediamo presto su YouTube e fra un paio di giorni torniamo in live.